poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... Un punto di riferimento per le vostre esigenze di mobilità. A 360 gradi. A Senigallia, Mariotti è autonoleggio, autofficina, elettrauto. L'autonoleggio Mariotti Massimo a breve e lungo termine dispone di un parco mezzi in grado di rispondere ad ogni tipo di necessità, sia professionale che per il tempo libero. Disponibili da Mariotti furgoni da lavoro, diverse tipologie di autovetture, dalle city car alle ammiraglie, furgoni passo lungo 7 e 9 posti per un viaggio comodo in compagnia, ma anche gli scooter di diversi tipi fino all'Harley Davidson. Insomma, per tutti i gusti e a tutti i prezzi, con costi convenzionati in caso di noleggio prolungato, con pacchetti veramente interessanti. E per il noleggio a lungo termine, il cliente può chiedere a Mariotti qualsiasi tipo di auto del modello e colore preferito, che gli verrà consegnata nuova appena immatricolata. Tutti i mezzi noleggiati da Mariotti sono comprensivi di assicurazione RCA, casco, furto, incendio, atti vandalici, fenomeni atmosferici, cristalli e assicurazione autista. Dovete solo ritirare e iniziare a viaggiare. Informazioni e disponibilità sul sito www.autonoleggiosenigallia.biz. L'autofficina Mariotti Massimo è inoltre tutto per la meccatronica della vostra auto. Manutenzione per ogni marca e modello anche in garanzia grazie alla sua adesione al gruppo Punto Pro. La revisione dell'auto e delle bombole metano e GPL con servizio esterno. Un intervento tempestivo per ogni problema meccanico con vetture sostitutive per la clientela. Chiarezza e correttezza. Tanti anni di esperienza nel settore. A Senigallia, in via delle Genziane 18, Mariotti Massimo è autonoleggio e autofficina. Per gli automobilisti, un punto di riferimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, e bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo subito insieme i servizi in scaletta quest'oggi. Partiremo dalle case di riposo che lentamente tornano alla normalità. E poi il gran caldo, l'allarme siccità, naturalmente ne soffrono anche le nostre campagne. Andremo poi a Porto Recanati, dove le polemiche riguardano la nuova viabilità, ed infine parleremo di un progetto molto interessante che si chiama Famiglia Forte. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo subito dal primo dei nostri servizi, dicevamo, delle case di riposo che lentamente tornano alle normali attività, sempre e giustamente, naturalmente, con il rispetto dei protocolli. Siamo stati a Fabriano, dove c'è questa struttura che era stata pesantemente colpita nei mesi scorsi, con Daniele Andreani dal videogiornale del 1° luglio. Il cosiddetto ritorno alla normalità sta avvenendo anche in uno dei luoghi più colpiti dalla pandemia, cioè nelle case di riposo. Il contagio si è insediato negli scorsi mesi in alcune di queste strutture e i focolai che si sono sviluppati hanno provocato vittime e disagi. Anche grazie alla campagna vaccinale, all'immunizzazione di tutti gli ospiti, un primo inizio di normalità si sta iniziando a respirare all'interno di queste strutture, dove da mesi il Covid non circola più. Diciamo che adesso stiamo ritornando a una parvenza di normalità, nel senso che tutti i nostri ospiti, chi lo può fare fisicamente, scendono, utilizzano le stanze comuni, la stanza del caffè, il giardino. Ma anche dal viso, magari, no? Quando appena ti incontrano, quel sorriso, dire sto bene, o sono contento di vederti. Quindi da quel punto di vista lì è sicuramente una cosa positiva. Il cambiamento positivo che stanno attraversando le case di riposo si vede nel mutato umore degli ospiti, nella possibilità che essi hanno di muoversi più liberamente all'interno della struttura. Insomma, si sta progressivamente recuperando la dimensione sociale. Un rientro alla normalità progressivo che deve tenere conto di norme di sicurezza per garantire la salute di tutti. Prima erano tutti rinchiusi nelle camerette e nessuno usciva. Adesso il fatto di vederli ritornare un po' alla normalità col scendere di sotto, camminare, parlare con
anche con diciamo con gli altri ospiti tra loro, è un qualcosa che dice beh sì, stiamo andando verso il meglio. Un altro elemento che sta favorendo il ritorno alla normalità nelle RSA è la visita dei parenti agli ospiti. Per garantire il benessere psichico e sociale degli anziani è stato infatti concesso anche ai familiari di poter far loro visita. Il tutto sempre in massima sicurezza. I familiari possono venire con il protocollo che è stato dettato a livello di norma nazionale e noi l'abbiamo applicato subito. Come è uscito il protocollo, la settimana dopo era possibile prendere gli appuntamenti per avere la visita in presenza. Prima abbiamo sempre garantito la videochiamata, le telefonate, tutto quello che si poteva fare. Quella che si chiude oggi è stata una settimana di caldo record. Mercoledì il capoluogo Ancona, una delle città più calde in Italia, e i problemi riguardano anche la campagna, naturalmente, caldo uguale siccità e si teme per il raccolto. Marta Vescovi dal videogiornale del 29 giugno. Promette di entrare tra i più caldi degli ultimi 40 anni questo mese di giugno, che proprio in questa settimana tocca valori altissimi per quanto riguarda le temperature. Un'ondata di calore che infuoca tutto il centro-sud e non risparmia le Marche. A soffrire anche la Campania, anche se con situazioni diverse a seconda delle province e delle zone interne o costiere. Qui siamo nel territorio di San Marcello, nell'Anconetano. Con temperature africane si procede alla raccolta del grano, che si annuncia però buona e di ottima qualità. Il grano di quest'anno, anche se c'è stato delle sbalzi di temperatura, da un inverno molto freddo e poco piovoso, siamo arrivati a questo punto che l'acqua ci manca. Le temperature molto alte, ma per il grano non ha questi problemi. Il grano serve l'aria calda e il sole. Abbiamo un'ottima qualità con pesi specifici molto alti. Forse ci manca qualche quintale a ettaro di grano, però abbiamo la qualità, abbiamo le proteine, un grano molto bello, molto sano, non c'ha nessun difetto. Decisamente meno bene, a causa delle piogge che non si vedono da settimane, va per altre colture, con coltivazioni che neppure saranno raccolte, perché la resa non coprirebbe le spese. È così per lenticchia e piselli. Le colture che hanno sofferto molto questi sbalzi di temperatura d'inverno freddo, e poi questo arrivo del caldo improvviso senza acqua, e quella coltura di piselli che abbiamo visto non la raccogliamo nemmeno. Preoccupa anche la coltivazione del girasole. I girasoli stanno soffrendo questo stress idrico e cerchiamo l'acqua, perché se non piove entro pochi giorni c'è il rischio che neanche riesce a buttare fuori il fiore, il girasole, e con la perdita totale del raccolto. È ancora troppo presto per fare previsioni per quanto riguarda ulivi e viti, anche se, come si vede in queste immagini, lo stress idrico inizia a mostrare i suoi segni tra i filari. Stiamo osservando che tutte quante queste colture sono in stress idrico. C'ha più tempo ancora, però deve piovere entro la metà di luglio. Quest'anno è un pochino eccezionale, perché la pioggia tra maggio e giugno c'è stata tutti gli anni, ci sono state delle abbondanti piogge. Quest'anno quella pioggia qui da noi, in questa zona, ci è mancata. La speranza è che luglio porti pioggia. I modelli meteorologici al momento parlano di un abbassamento delle temperature e di piogge anche forti all'inizio del prossimo mese. Ci spostiamo al mare, centro chiuso alle auto di notte, è poi il nodo del nuovo piano della viabilità di Porto Recanati, che però vede molti cittadini in disaccordo. Sentiamo Gianmarco Minossi dal videogiornale del 1 luglio. Francamente mi trovo un po' in difficoltà quando arrivo in paese, tra trovare il parcheggio e poi trovarsi qui limitato, mi trovo molto in difficoltà. Si dividono gli abitanti di Porto Recanati sull'istituzione della zona traffico limitato decisa dal sindaco Roberto Mozzicafreddo. Dal 1 luglio fino al 31 agosto i veicoli non potranno transitare per le vie del centro dalle 21:30 fino alle 3 di notte. Un'ordinanza progettata soprattutto per tutelare la sicurezza e la tranquillità di turisti e cittadini portorecanatesi, costretti a vedere spesso sfrecciare per il corso automobili ad alta velocità. Credo che sia una scelta giusta da parte del Comune, quella di prolungare la zona, la chiusura del traffico fino alle 3, per evitare queste situazioni che possono essere anche critiche e anche pericolose, perché comunque per l'incolumità delle persone. È giusto. Una decisione, questa della giunta comunale, che non soddisfa sicuramente i commercianti, che ne approfittano per ribadire la loro contrarietà all'isola pedonale.
Si tratta di un provvedimento istituito tempo addietro, ma in funzione da queste ore, con effetto dalle 18, fino ad unirsi alla zona traffico limitato. Io sono sfavorevole, anche perché dalle 18 del pomeriggio d'estate non c'è gente. Però quando arrivano le 8 c'è la possibilità, insomma, di aprire al pubblico, ma dalle 18 è veramente inutile. Non veniamo ascoltati in nessun modo, anzi ci viene fatto di tutto per e contro, perché chiudere il corso alle 6 di pomeriggio per noi è un danno enorme. Una nuova alleanza tra il mondo della scuola e la famiglia con la mediazione delle istituzioni è il progetto Famiglia Forte, che ha interessato le aree di Senigallia e di Jesi e che martedì ha visto il suo evento conclusivo, sul quale noi abbiamo realizzato questo special. La pandemia ha forse rallentato, ma non di certo fermato, un progetto di grande interesse e valenza sociale studiato e realizzato dal sempre molto attivo ambito territoriale 8, che in pratica raccoglie i centri dell'Unione dei Comuni delle Terre della Marca Senone, da Senigallia fino ad Arcevia. Si tratta di Famiglia Forte, investire nel futuro per una comunità che cresce. Ampio ed articolato progetto per la prevenzione del disagio giovanile, avviato nel marzo 2018 e giunto a conclusione in questi giorni, con un evento finale realizzato in diretta streaming con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, ad iniziare proprio dalla TS8, ente capofila del progetto. È un progetto interessante che per me è molto significativo, perché ha accompagnato la crescita, la nascita del nostro ufficio comune, sviluppando all'interno di un contenitore significativo tutte quante le nostre progettualità. Prima cosa, reperire risorse economiche all'esterno dei fondi comunali. È stato il primo grande finanziamento che abbiamo ottenuto sulla base di un lavoro di progettazione e ricerca di figure che sono specializzate in questo campo. Il secondo tema è stato quello del territorio e della collaborazione territoriale, che ha perfino scavalcato la nostra dimensione di ambito territoriale e si è integrato all'attività fatta da Jesi e dal proprio ambito. Il terzo punto importante, il coinvolgimento delle scuole come avamposti territoriali in cui poter intercettare le problematiche attraverso politiche di prevenzione sui minori. La realizzazione del progetto parte dunque da lontano ed è stata possibile grazie ad un bando emesso dalla Fondazione Cari Verona per promuovere iniziative finalizzate a sostenere e valorizzare la famiglia. La TS8 ha presentato un'idea progettuale, selezionata con soltanto altre 13 su un totale di 84 domande presentate in tutta Italia, con la missione di realizzare una innovativa rete di servizi in grado di prevenire comportamenti devianti e situazioni di disagio. La stessa fondazione, presente in collegamento con la dottoressa Chiara Miotto, ha affiancato il progetto con un contributo di 580.000 euro, cui si sono aggiunti 273.000 dei partner. Le variazioni si sono poi svolte nei territori della TS8 e dell'ASP Ambito 9, che comprende Jesi e Vallesina, con numeri rilevanti. Nell'area del senigalliese sono state infatti 539 le situazioni prese in consulenza e 71 le prese in carico del servizio educativo a domicilio, 583 e 45 quelle nello jesino. Uno degli impatti positivi del progetto riguarda il fatto che queste situazioni sono state affrontate in un'ottica preventiva, cosa che non sarebbe stata possibile al di là del progetto per limitatezza di fondi che riguarda un po' tutti gli ambiti territoriali sociali, e quindi si agisce più quando c'è un'attenzione dell'autorità giudiziaria che in ottica preventiva. Destinatari del progetto, coordinato da Ramona Ragnetti per ATS8, sono stati i minori delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della secondaria di primo grado degli istituti comprensivi presenti nei territori di competenza degli ambiti sociali 8 e 9. 5 gli obiettivi specifici di Famiglia Forte: sensibilizzare la comunità sulla tematica del disagio giovanile, realizzare una rete di sorveglianza e sostegno dei minori a rischio, strutturare servizi di sostegno per le famiglie con deficit di genitorialità, sviluppare una campagna di social investment anche attraverso metodi innovativi come il crowdfunding, realizzare un metodo trasparente di valutazione dell'efficacia degli interventi del progetto, aspetto del quale si è occupato l'Università Politecnica delle Marche. I risultati delle azioni sono
molto importanti, sono stati fatti decine e decine di interventi molto diversificati. Noi abbiamo svolto anche una indagine di customer satisfaction dalla quale è emersa una soddisfazione molto rilevante e molto larga da parte della popolazione, delle famiglie che hanno usufruito degli interventi del progetto. Tenete conto che abbiamo raccolto più di 400 interviste di customer satisfaction. Diversi gli operatori che hanno preso parte al progetto, un ruolo attivo e di grande rilievo è stato messo direttamente in campo da altri due partner, le cooperative sociali senigalliesi, Casa della Gioventù e Accamuta. Abbiamo svolto principalmente la costruzione di un punto di primo contatto che era uno sportello di consulenza, proprio per rispondere a uno dei bisogni principali che avevamo rilevato con le scuole, che era quello di offrire consulenza, cioè una guida, un riferimento con il quale ragionare e riflettere sulle situazioni di criticità che le scuole rilevavano all'interno del loro istituto. È stata un'esperienza importante sicuramente da un punto di vista anche territoriale, perché c'è stata la possibilità di diventare in qualche modo, no, una guida sia per la famiglia che per la scuola che per i bambini che ho seguito. È stata difficile perché far comprendere il servizio dalle famiglie non è stato molto semplice, vuoi per un motivo di cultura, vuoi per un motivo anche di non conoscenza anche della realtà territoriale. Ovviamente prezioso l'apporto arrivato dal mondo della scuola, dove ogni tipo di intervento è stato individuato e da dove è partito. È stato un percorso molto, molto importante, molto prezioso, e che ha messo in luce proprio tante necessità, tanta anche proprio collaborazione tra i vari enti e le varie istituzioni che hanno collaborato a questo progetto. Nel nostro istituto c'è stata un'enorme richiesta, potrei dire che è stato un grande laboratorio. Migliorare la qualità della vita per le famiglie in condizioni di fragilità, un contrasto all'odioso fenomeno del bullismo e al sempre più frequente abbandono scolastico, una riduzione della spesa sociale per la comunità, aumentare la coesione ed il benessere sul territorio. Questi i risultati attesi da chi ha progettato e fortemente voluto Famiglia Forte. I risultati attesi dal mio punto di vista sono stati raggiunti, però abbiamo fatto una scelta molto importante, quella di dire che i risultati attesi non può in qualche modo stabilirli il titolare del progetto, e quindi l'università è stata demandata a questa operazione di valutazione. Sa, nelle attività sociali mancano sempre due cose, molto spesso la programmazione, ma anche un'analisi finale di come si è andati. Quel che l'università ha elaborato ha dimostrato che di questi servizi territoriali c'è bisogno. Abbiamo noi aperto dei centri di assistenza psicologica nelle scuole, a cui famiglie, docenti, studenti si sono rivolti. Adesso è importante trovare la modalità di poter portare avanti queste azioni, perché portarle avanti per 3 anni e interromperle sarebbe un peccato mortale. La strada è stata dunque tracciata, replicare il progetto, un obiettivo da perseguire. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che come sempre tornerà domenica prossima. Allora me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero.
A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori ABAR. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971, passione in movimento.